Sto preparando lo strudel di mele. Un riscatto di 1000 euro per restituire il profilo a nonna Natalina, star di TikTok che con le sue ricette online conta oltre 100.000 follower. È la richiesta avanzata dagli hacker a Natalina Moroni, 88enne di Sansepolcro, che è stata anche nominata a Firenze ambasciatrice delle tradizioni italiane. A scoprire il furto di identità e la richiesta di riscatto è stato il nipote della donna, che ha denunciato il fatto alla polizia postale e anche via TikTok. Un successo nato per caso, quello di nonna Natalina. Il nipote l'aveva infatti ripresa mentre cucinava, aveva poi postato il video, diventato subito virale. Da lì il profilo e il successo. Oggi stiamo preparando la marmellata di rosa canina. Nonna Natalina, mattarello alla mano, realizza e spiega ricette toscane ripresa dal nipote Luca Mercati, visualizzate da centinaia di migliaia di utenti italiani e non solo. Nonna e nipote però adesso hanno deciso di non cedere al ricatto. Ieri sono andato a controllare il profilo e ho scoperto che non era più visibile, racconta il nipote. Poi mi è arrivata la richiesta di riscatto e siamo andati a denunciare. Adesso si attende che gli esperti della polizia postale eseguano tutti gli accertamenti per individuare gli hacker e restituire a nonna Natalina il suo seguitissimo account. I strudi sono pronti per il forno, ora li mettiamo a cuocere a 180 gradi.